Glicemia alta. Cosa mangiare? In caso di glicemia alta, una dieta bilanciata ha un ruolo fondamentale. Scopriamo gli alimenti consigliati per chi deve gestire alti livelli di glicemia e vuole mantenere uno stile di vita sano e attivo. 1. Avena. L'avena è un buon alleato per chi deve tenere sotto controllo il glucosio nel sangue. Questo cereale è ricco di fibre solubili, che rallentano il processo di digestione e assorbimento dei carboidrati, aiutando così a mantenere più stabili i livelli di glucosio. Integrare l'avena nella colazione quotidiana può essere un metodo efficace e semplice per iniziare la giornata con il piede giusto. 2. Pesce grasso. Il pesce grasso, come salmone, sardine e sgombro, è una fonte di acidi grassi omega 3 che hanno effetti benefici sulla salute cardiovascolare e possono agire sulla sensibilità all'insulina. Inserire abitualmente il pesce grasso nella dieta settimanale può essere utile per tenere sotto controllo la glicemia e promuovere la salute del cuore. 3. Legumi. I legumi come fagioli, lenticchie e ceci sono una fonte eccellente di proteine vegetali e fibre, caratteristiche che li rendono adatti per chi cerca di controllare la glicemia. Il loro consumo regolare può aiutare a moderare i picchi di zucchero nel sangue che si verificano dopo i pasti, supportando così un equilibrio glicemico più stabile e duraturo. 4. Tofu e tempeh. Il tofu e il tempeh sono alternative proteiche a base di soia con un basso contenuto di carboidrati, valide opzioni per chi ha bisogno di monitorare l'assunzione di zucchero. Ricchi di proteine e con un basso indice glicemico, possono aiutare a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue, fornendo al contempo nutrienti essenziali. 5. Verdure a foglia verde. Le verdure a foglia verde, come spinaci e bietole, sono caratterizzate da un basso contenuto di carboidrati e un'alta concentrazione di fibre. Questi ortaggi sono nutrienti e hanno un impatto minimo sui livelli di zucchero nel sangue. Integrare una varietà di queste verdure nella dieta quotidiana può essere un modo efficace per migliorare il controllo glicemico e aumentare l'apporto di nutrienti essenziali. 6. Cereali integrali. I cereali integrali come farro, grano saraceno e quinoa sono ricchi di fibre e hanno un indice glicemico più basso rispetto ai loro omologhi raffinati. Inserire i cereali integrali nella dieta può migliorare il controllo dei livelli di glicemia e aumentare il senso di sazietà, facilitando la gestione del peso e la regolazione dell'appetito. 7. Yogurt greco. Lo yogurt greco è apprezzato per il suo elevato contenuto di proteine e basso livello di carboidrati. Assumerlo regolarmente può avere benefici sulla glicemia e aiutare a regolare l'appetito. È importante però scegliere yogurt senza zuccheri aggiunti per ottimizzare i benefici. 8. Semi di chia. I semi di chia, grazie al loro contenuto di fibre, possono assorbire acqua trasformandosi in un gel che rallenta l'assorbimento di zucchero nel sangue, aiutando a stabilizzare la glicemia. Questi semi sono estremamente versatili e possono essere facilmente incorporati in diverse ricette, essendo un complemento ideale per yogurt, frullati o insalate. 9. Avocado. L'avocado, noto per i suoi grassi salutari e i suoi pochi carboidrati, ha anche molte fibre, tutte caratteristiche che possono aiutare a stabilizzare la glicemia. Questo frutto si presta a diverse preparazioni e può essere utilizzato sia nelle insalate, sia come crema spalmabile su toast o come base per condimenti. 10. Semi di lino. I semi di lino sono noti per il loro alto contenuto di acidi grassi omega 3 e fibre, componenti che li rendono utili nel controllo dei livelli di zucchero nel sangue. Consumare regolarmente semi di lino macinati può facilitare l'assorbimento dei loro nutrienti, migliorando la risposta insulinica e riducendo i picchi glicemici dopo i pasti. 11. Mirtilli. I mirtilli, ricchi di antiossidanti e con un basso indice glicemico, se consumati regolarmente, possono contribuire a migliorare la sensibilità all'insulina. Aggiungere mirtilli alla dieta può essere un modo piacevole e salutare per contribuire alla stabilizzazione dei livelli di glucosio nel sangue. In sintesi, questi alimenti possono avere un impatto sulla glicemia, ma è sempre importante consultare un medico per ricevere consigli personalizzati. Inoltre, la ricerca è in continua evoluzione e gli effetti possono variare da persona a persona. Varietà ed equilibrio sono cruciali. Ora, se il video ti è piaciuto e vuoi supportare il progetto, commenta, abbonati o regalaci un super grazie. Il tuo contributo ci aiuterà a realizzare nuovi video.